Innanzitutto vorrei ringraziare l'Associazione Italiana Editori e tutti quelli che a diverso titolo hanno contribuito a quest'altra nuova edizione di Io Leggo Perché. Sarà naturalmente un'edizione diversa dalle altre, come tutto diverso in questa stagione di emergenze, in questa cosa inaspettata nelle nostre vite individuali e nelle nostre società, che ci ha costretto a vivere molte cose in un modo diverso, in un modo inaspettato, in un modo più complicato. Ma come sempre ogni crisi porta con sé delle opportunità, anche dalle situazioni più drammatiche resta sempre qualche traccia positiva. E in questo senso credo che questa esperienza del lockdown, delle limitazioni ai nostri spostamenti, di qualche modo dell'isolamento, abbia fatto scoprire a molte persone delle cose che magari nella loro vita frenetica, accelerata e veloce avevano dimenticato: spazi di silenzio, spazi di solitudine, spazi isolati nelle proprie case. E non a caso molte persone hanno riscoperto il piacere della lettura e credo che questo resterà, perché chi si avvicina a una cosa così splendida come la lettura di un libro, poi se la porta dietro per tutta la vita. E credo che dovremmo investire su questo, così come dovremmo investire sul fatto che molte persone, anche molti decisori politici lontani tradizionalmente dalle scelte della cultura, hanno capito l'importanza che ha nelle nostre società, in particolare in Italia, l'investimento in cultura. Hanno capito quanto sono brutte, quanto sono tristi le nostre città con i cinema chiusi, con i teatri chiusi, senza concerti, senza la vita culturale che le rende uniche e vive nel mondo. Per questo credo che anche in questo caso qualche cosa resterà dopo e le scelte strategiche di investimento nella cultura resteranno in modo più permanente al centro di ogni scelta del paese. Abbiamo lavorato molto per sostenere tutte le imprese culturali, le persone ad attraversare questo momento di deserto dell'emergenza Covid. Abbiamo in particolare cercato di aiutare la lettura con sostegno alle librerie che resteranno aperte, come sapete, sono aperte nelle zone rosse come gli altri servizi essenziali e credo che anche questo sia un segnale molto importante. Abbiamo aiutato le librerie, abbiamo aiutato le piccole case editrici, vogliamo sostenere tutto un settore fondamentale anche attraverso la partenza di un tavolo. Giusto ieri è cominciato ieri il lavoro per preparare e dare al nostro paese una legge che, come la legge del cinema fatta diversi anni fa e poi rinnovata qualche anno fa, aiuti tutta la filiera del libro, gli autori, gli editori, i distributori, i piccoli editori, i giovani, le librerie, le biblioteche, tutta la filiera. Credo che sia un impegno fondamentale che deve essere supportato da una forte coesione del mondo del libro. Non più concorrenza a vicenda, ma lavorare come un'unica squadra che cerca di aumentare il numero di lettori e di favorire la lettura. Quindi grazie a voi, grazie a Io Leggo Perché.